Siamo nel reame di mio padre. Qui ormai siete al sicuro. Ho delle provviste per voi. No, non posso accettarle. Non finché non mi direte che ve sta succedendo. Detto, non solo... prendetevi gioco di me. Se è vero che per me non provate nulla, perché mi mostrate gentilezza? C'è qualcosa che volete confessarmi? Qui non si tratta di voi, James. Ma di me. Io non voglio sposarvi perché, come succede a voi, il mio cuore appartiene a un altro. Un uomo che stavo per sposare. Un uomo di nome Frederick. Cos'è successo? Ognuno di noi porta con sé la sua tragedia. L'amore perduto è la peggiore. Ho pensato che aiutarvi a ritrovare il vostro mi avrebbe consolata. Temo di non potervi aiutare, purtroppo. Il mio amore mi ha detto con parole che non ammettono alcun dubbio che non prova per me quello che io provo per lei. Non ci si può battere per ciò che non esiste. Ecco dunque. Questa è la mia tragedia. Questa non è una tragedia. Venite. Seguitemi. Lasciateci un momento. È qui che il mio amato Frederick ha sacrificato la sua vita. Mi dispiace. È morto in battaglia? Stavamo viaggiando con mio padre a Remida, quando la nostra carrozza è stata attaccata. Frederick è stato impavido e ci ha difesi, ed è riuscito a salvare la vita di mio padre. È un degno monumento. La fattura è davvero straordinaria. Non ho mai visto nulla di così realistico. Perché il braccio che state toccando è veramente quello di Frederick. Come dite? Non è una statua. Frederick si accorse dell'attacco imminente e protesse mio padre col suo corpo, mettendolo in salvo. Ma fu trasformato in oro, a causa della maledizione di mio padre. E voi potete spezzarla? Avete provato il bacio del vero amore? Fino a farmi sanguinare le labbra. L'oro forse lo ha bloccato. Dovrà pure esserci una soluzione. Si narra la leggenda di un lago, il lago di Nostos. Si dice che le sue acque abbiano poteri magici e possano restituire tutto ciò che è stato perduto. E non lo avete ancora cercato? Certo che l'ho fatto, ma il lago è custodito da una creatura spettrale che annega le sue vittime. Coloro che l'hanno affrontata non sono tornati. Non perdetevi d'animo. Affronterò io questo guardiano e tornerò con l'acqua che spezzerà la maledizione. Nessuno ci è mai riuscito. Non avevano il mio animo impavido. Ho tanta impavida noncuranza per la propria vita. Può darsi. Ma almeno uno di noi ritroverebbe la felicità. Se morirete, nessuno di noi la troverà. Non è vero. Ma non capite, se tornerò vittorioso, potrete riunirvi a Frederick e il vostro tormento finirà. Se invece fallisco, potrò mettere fine al mio di tormento.